Professor Michael Spence, premio Nobel per l'economia del 2001, che è un piacere riavere con noi qui a Cernobbio. Switchiamo all'inglese. Welcome Michael, good to have you with us this morning, thank you so much. Innanzitutto, hai guardato il dibattito preferenziale oppure no? Però stamattina ho letto i giornali americani, c'erano degli aggettivi pazzeschi, ho appena citato quelli più dolci, cioè sembra che ci siano stati insulti, fake news. Che cosa ne pensa? Perché si rischia parecchio nel futuro, no? 500 punti in più o in meno. Veramente è stato un disastro, come dicevo prima, no? Se fosse stato comunque a un'ora ragionevole, comunque non l'avrei visto, anche per me qui in Europa, perché è un dibattito presso che è impossibile da guardare, quindi non è assolutamente un dibattito, bensì un disastro da vergognarsi in un momento in cui serve la leadership. Un po' una tavola rotonda come quella che avete appena avuto, sì che è un dibattito. Glielo chiedo perché naturalmente è abbastanza in linea con l'attualità, ma secondo lei questo potrebbe influenzare il mercato e l'economia a breve? Sicuramente, ma a parte questo, soprattutto ci si preoccupa di un eventuale esito incerto, seguito da un periodo di incertezza e magari di turbolenza con un passaggio dei poteri. Secondo lei è un rischio potenzialmente elevato oppure no? Dal punto di vista probabilistico non è un rischio elevato, però dato che non ci abbiamo mai dovuto pensare finora, se poi dovesse succedere sarebbero delle conseguenze gravissime se ci fosse una crisi istituzionale. Mi è stato detto che l'esercito sta pensando a dei piani di emergenza per rimuovere diciamo il presidente in potere se volesse metterci le radici. C'è una bassa probabilità, ma se dovesse succedere sarebbe catastrofico. Effettivamente è uno scenario senza precedenti. E questo mi porta allo stato dell'economia mondiale, professor Spence, perché uno dei governatori della Fed, credo Cincinnati, ha detto che l'economia scende con l'ascensore, ma sta risalendo pian piano facendo le scale, quindi lentamente. Ma con quale lentezza? Qual è il ritmo della ripresa secondo lei? Vorrei un attimo rettificare quella descrizione per rispondere alla domanda. Secondo me l'economia non ha preso l'ascensore per andare in cantina, ma si è buttata addirittura giù dall'ultimo piano ed è rimasta lì a lungo. E questo secondo me è abbastanza importante, perché attualmente siamo in ripresa. Alcuni settori stanno prendendo l'ascensore, altri invece le scale, e alcuni non hanno ancora trovato neanche la porta per prendere le scale. Ecco perché ci sarà una ripresa relativamente rapida in alcuni settori e invece un annaspare gravissimo in altri settori che sono stati più colpiti dalla pandemia con tutti i rischi successivi, per cui è difficile ripristinare la normalità. Un esempio tipico è questo. Pensate un attimo ai voli internazionali. Secondo voi quando ritornerà ai livelli di prima? No? Il settore dice 5 anni e questo vi già un'idea della coda della distribuzione, quindi vuol dire che c'è uno schema di ripresa che segue questo andamento. Quindi c'è una ripresa relativamente ottimistica che poi si appiattisce. Questo proprio la chiama la ripresa della ridice quadrata. C'è chi dice che addirittura la forma di una K, no? Con un braccio in alto e uno in basso. Però cosa succederà una volta che tutte le misure di stimolo scadranno? Per esempio negli Stati Uniti il settore aeronautico, quindi i prestiti tra poco scadranno. E per esempio anche in Europa, in Italia, noi abbiamo la cassa integrazione, quindi tutte le misure pubbliche per tutelare i soggetti a rischio, che però scadranno all'inizio del 2021. A quel punto cosa succederà? Perché questo settore, quindi il settore creditizio bancario, sono molto interessati a capire cosa c'è dietro la moratoria e dietro tutte le misure assunte.
Beh, ci sono due cose da considerare. Ci sono state delle risposte, interventi massicci da parte di più o meno tutti i governi, soprattutto delle economie sviluppate, per cercare di attenuare lo shock e riuscire a trasferire al settore pubblico parte degli shock a carico dei bilanci aziendali, che non è un granché, però sarebbe stato molto peggio se ci fosse stata la bancarotta e i fallimenti di tantissime aziende con tutti gli effetti sulle famiglie, per cui uno deve un po' arrangiarsi con le alternative disponibili anziché scegliere la migliore. Per cui, per rispondere alla sua domanda, bisogna capire innanzitutto quanto riusciremo ad avere sotto controllo il virus con quella rapidità e se poi i governi riusciranno a sostenere questo sostegno, magari non allo stesso livello, ma per il tempo sufficiente per consentire alle aziende di sopravvivere. Se dovesse protrarsi a lungo, e sto parlando della pandemia, e se scomparisse il sostegno pubblico perché non c'è abbastanza fiscalità, perché ci sono dei motivi magari politici, ci sono tante possibilità e imprevisti, allora a quel punto verrebbe recato un danno più permanente ai fallimenti delle aziende. Professor Spencer, qual è la destinazione finale della ripresa che speriamo di cominciare a vedere? Cioè, torneremo dove eravamo prima o quale sarà la principale differenza tra oggi e il passato, dopo il picco della crisi? Per gli investitori è effettivamente la domanda con la D maiuscola, no? Perché tutti vorrebbero trovare una domanda, una risposta. E torniamo quindi, torneremo secondo me a una situazione di metà, un po' perché c'è la versione a rischio, ma poi perché siamo stati costretti a fare le cose in maniera diversa e magari alcune alla fine si scoprirà che sono più che valide. Per cui diciamo che per la maggior parte, in svariate dimensioni, torneremo a qualcosa che vagamente assomiglia al passato, però c'è stata un'accelerata digitale e già avevamo adottato questo percorso di digitalizzazione dell'economia, ma adesso c'è stata un'ulteriore accelerata per via della pandemia. Non tutta rimarrà, però la maggior parte della gente che opera nelle organizzazioni tende naturalmente a non sperimentare più di tanto, invece la pandemia ci ha costretto a farlo e si sono scoperte delle chicche molto utili, per cui secondo me su questa strada continueremo. Da come la vedo io, e non la vedo solo io così, anche il CEO di Microsoft, che è molto più credibile di me, la pensa come me, abbiamo appena avuto 5 anni di adozione condensato in 3 mesi, no? Sul fronte digitale per via della pandemia. Secondo me effettivamente ha ragione. Quindi c'è stata un'enorme accelerazione. Poi a seconda dello stato in cui vi trovate può essere o una minaccia, un'opportunità o magari un misto, però sicuramente questo arriverà. Secondo lei sarà un vantaggio netto positivo per quanto riguarda l'influsso sulla società e l'economia? Per esempio, lo smart working è una realtà che ci accompagnerà anche in futuro, magari leggermente modificato, però sappiamo d'altro canto che chi non è in grado di fare il lavoro agile da casa o magari ha un'attività di tipo relazionale sono già quelli che hanno pagato lo scotto più alto, per esempio gli interinali, oppure dei professionisti in vari campi, per cui forse ci potrebbero essere delle forti diseguaglianze in uscita dalla crisi. Che cosa ne pensa? Beh, in varie misure ci sono state delle sfide a livello delle diseguaglianze, che naturalmente sono estremizzate negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, molto più che qui da voi nell'Europa continentale, suppongo, perché da voi ci sono delle politiche efficaci per la sicurezza e la previdenza sociale. La pandemia è stata un disastro dal punto di vista della distribuzione, sia a livello nazionale che a livello mondiale. Voglio darvi un esempio, giusto per non generalizzare. Due professori dell'Università di Chicago hanno chiesto nell'economia statunitense quanti lavori possono essere svolti da casa e la risposta è stata 1/3. E poi ha detto, è per settore?
Nel settore high tech 90%, anche in finanza è abbastanza alta, come sapete bene tutti voi presenti. Nel settore della ricettività alberghiera, quindi ristoranti, alberghi, la risposta è stata 4%. Quindi l'altro 96% di coloro che operano la ricettività hanno perso il lavoro, perché la gran parte di quel settore è stato chiuso. E quindi cosa succederà alla distribuzione del reddito? Ebbene, quello è uno dei settori meno retribuiti mediamente dell'intera economia e naturalmente possiamo continuare su questa linea, anche se non lo farò. Quindi questa è una dimensione e poi ci sono quelli che hanno dovuto operare in condizioni molto pericolose che per la maggior parte non sono certo i più retribuiti nell'intera economia, pur essendoci naturalmente delle eccezioni, tipo i medici che non sono nella fascia più bassa della retribuzione, eppure sono dei soggetti molto coraggiosi che ci hanno dato una grossa mano. A livello internazionale l'Asia sta abbastanza bene, i paesi a medio reddito stanno andando abbastanza bene, i paesi sviluppati come noi avevano dei cuscinetti. Beh, siamo andati al di là della nostra capacità sanitaria, però almeno la capacità iniziale non era male, così come la capacità della fiscalità ci ha consentito un po' di traghettarci e di barcamenarci in questo modo. Però ci sono tanti dei paesi in via di sviluppo che non hanno queste cose, per esempio da loro la capacità sanitaria è bassa, c'è poco spazio per la fiscalità, immagino che non sarà la preoccupazione principale per noi tutti, però forse rappresenta entro il 60% della popolazione mondiale che sono estremamente vulnerabili. Se andiamo a vedere i grafici del tracciamento dei contagi in abbinamento all'evoluzione dell'economia in tempo reale, tra l'altro volendo si possono trovare questi grafici su web per tutti i 189 paesi al mondo, quelli più spaventosi si ritrovano proprio in questa categoria. Perché? Perché sono stati costretti a eliminare il lockdown prima di aver contenuto il contagio, mentre se saremo bravi possiamo concederci il lusso di uscirne, anche se naturalmente qualche danno l'abbiamo subito. Professor Spence, ma la risposta a quanto abbiamo detto non è nel vento, bensì nel debito che sta aumentando vertiginosamente al mondo. Il governo italiano ha detto che il rapporto debito-PIL passerà da 135 a 158. Però sembra che non interessi a nessuno. Tutti dicono, vabbè, perché questi assegni vengono raccolti dall'albero degli assegni che nessuno dovrà mai rimborsare. Però secondo me è necessario chiaramente investire per tutelare le persone e per iniettare ossigeno all'economia. Però allo stesso tempo, lei si fida del fatto che l'indebitamento non sarà un problema, soprattutto considerando i bassi tassi che costituiranno anche lo scenario prossimo venturo? La risposta è no, nel senso che non mi fido, nel senso che ci sono delle chiare conseguenze. Però cerco di spiegare meglio. Quello che è successo in questa tornata è che abbiamo avuto uno shock esterno. Le banche centrali non avevano gli strumenti per farvi fronte, mentre invece i programmi sovrani e fiscali sì, così sono intervenuti. E poi le banche centrali hanno deciso di correre appunto alla riscossa per aiutarli. Per cui se siamo riusciti a normalizzare i tassi dopo la grande crisi finanziaria abbiamo invertito la rotta e non solo, ma l'abbiamo fatto per aumentare l'accessibilità dei debiti, anche quelli sovrani, ed è una cosa che non potremo invertire a breve. Io infatti dico alle persone con cui parlo, oppure gli operatori, gli investitori, varie categorie, state molto attenti, trattenete il respiro perché ci aspetta un periodo esteso di tassi bassi, perché le banche centrali saranno costrette a farlo, per cui la BCE, se la BCE se ne uscisse dalla scena, se un paese che avesse un elevato tasso tra debito e GDP sarebbe nei grossi guai, soprattutto se ci fosse un panico nel settore privato tra gli investitori. Nessuno però conosce fino a che punto si arriverà. E la speranza migliore per il periodo della ripresa e per il ripristino della crescita nei paesi che ne hanno bisogno, compresa l'Italia, è che duri a sufficienza da non perdere il coraggio
per far cessare il programma degli investi, compresi quelli del settore pubblico, perché la vera scommessa, o meglio, il modo migliore per uscire da questo indebitamento è vicino, perché si tratta infatti di crescita nominale, perché se il punto iniziale è basso, una bassa crescita reale, un'inflazione che sembra sull'orlo di crollare, non sembra che la situazione sia buona, però in verità c'è dello spazio di intervento, forse proprio quello di cui ha parlato Madame Lagarde un paio di giorni fa. Però vorrei capire cosa ne pensa lei su quello che è successo qualche ora fa, dove Lagarde ha avuto una mossa abbastanza audace, soprattutto come timing, dicendo che la BCE cambierà il proprio meccanismo storico per l'obiettivo dell'inflazione e, considerata l'attuale situazione, comincerà a operare un po' come la Fed ha fatto un paio di settimane fa, ossia considerare l'average inflation, cioè l'inflazione media, e i mercati hanno subito interpretato dicendo i tassi zero verranno protratti ulteriormente. Lei cosa ne pensa e quali sono le conseguenze anche per il settore finanziario? Beh, lo sfondo e retroscena è che noi sappiamo che da anni che i banchi centrali hanno gli strumenti e la capacità di abbassare l'inflazione. Per ora, nel periodo in cui andava rialzata, non ci sono quasi prove che in verità gli strumenti ce l'avevano per alzare l'inflazione. Se per qualsiasi motivo strutturale ci dovessimo trovare una congiuntura in cui l'inflazione comunque non sale. E poi anche un'altra osservazione che volevo fare. Gli ancoraggi utilizzati dalle banche centrali, tipo il rapporto tra inflazione e disoccupazione, o ormai non sono più utili o comunque sono scomparsi. Infatti lo mostra la curva di Phillips. Abbiamo avuto dei periodi storici di bassa disoccupazione, per esempio 3% negli Stati Uniti, senza alcun segno di una pressione inflazionistica. Per cui la cosa che devono capire gli investitori è che le banche centrali operano su un terreno abbastanza sconosciuto. Questo non vuol dire che agiscono un po' a vanvera, però abbastanza stanno improvvisando. Lo sto dicendo perché la cosa importante per gli investitori è l'orizzonte temporale. Anche nel breve e medio periodo potranno contare su dei tassi nominali abbastanza bassa che scaturiranno dalla politica delle banche centrali, come è successo effettivamente nel proseguo della grande crisi finanziaria, in modo tale da riuscire a aumentare i valori dei rischi assets e abbassare il tasso di sconto, come sappiamo ormai da parecchi anni. E poi l'altra cosa di cui preoccuparvi è se prima o poi non ci sarà un rialzo dell'inflazione. Secondo me è abbastanza poco probabile, o comunque in là nel tempo, a meno che in passato ci sono stati degli alti livelli di inflazione, però a questo scopo ci deve essere la stampa del denaro da parte delle banche, da parte dei governi, e questo non lo fanno le banche centrali, cioè non aiutano l'economia creando delle passività. Per cui secondo me siamo abbastanza lontani da questo scenario. Professor Spence, possiamo magari concludere con un paio di domande finali. Innanzitutto, lei ha parlato dell'Europa, ma il resto del mondo, la Cina, i mercati emergenti, perché all'inizio del settembre qui a Cernobbio il governatore centrale cinese ha detto che alla fine dell'anno ci sarà una crescita positiva in Cina, al di sotto delle aspettative chiaramente, ma secondo lei la Cina riuscirà a traghettare l'economia centrale al di fuori delle ambasce causate dalla pandemia Covid? Yigong è stato qui? No, è in collegamento durante il congresso di Ambrosetti. È un tipo che mi piace. Che cosa sta succedendo nel resto del mondo? L'Asia sta recuperando sicuramente più rapidamente rispetto agli altri, in parte perché diversi paesi hanno controllato rapidamente il virus perché avevano avuto episodi precedentemente, eccetera, eccetera. E poi hanno utilizzato anche degli strumenti digitali meglio di noi per problemi di privacy, quindi assolutamente legittimi. La Cina
è l'unico grande paese che non solo ha sperimentato crescita positiva, ma è addirittura al di sopra del livello dal quale sono partiti all'inizio dell'anno. Quindi ci sarà una crescita positiva quando comincerà la ripresa, ma questa crescita positiva non dovrebbe essere confusa con una ripresa totale dopo che c'è stata una contrazione del 15-20%, cioè abbiamo bisogno di tanta crescita positiva per ritornare al punto di partenza. E poi tutti sanno qual è la situazione qui. Sarà sicuramente una crescita più lenta, probabilmente non ritorneremo al punto di partenza se non ben avanti nel corso del prossimo anno. E poi ci sono naturalmente ulteriori problemi nei paesi in via di sviluppo. Ci sono casi preoccupanti come quello dell'India. L'India dal punto di vista economico sta ritornando ad una ripresa, ma il virus sta colpendo tantissimo e quindi è quasi fuori controllo, è vicino al limite del fuori controllo, e questo naturalmente può creare degli ulteriori problemi in futuro. Quindi pensare all'economia della pandemia, e possiamo dire l'Asia sta recuperando più rapidamente, poi c'è il mondo sviluppato e poi arrivano invece tutti gli altri. Quindi abbiamo avuto il cigno nero del Covid. Cosa succederà con il vaccino? In che modo il vaccino, credibile o meno, potrà cambiare le previsioni? Beh, se sarà disponibile ovunque potrà cambiare le cose, e se la gente si fiderà di quel vaccino. Non so, ci sono tante ricerche che sono state condotte a livello internazionale, tanti hanno detto no, io non lo prenderò questo vaccino. Secondo me dovrà rimanere una scelta opzionale. Certo, cambierà i giochi, perché se funzionerà sicuramente faciliterà una ripresa molto molto rapida di tutti i settori, soprattutto quelli particolarmente colpiti. E quelli che naturalmente non funzionano bene quando c'è un virus di questo genere. Naturalmente dovrà essere credibile, quindi speriamo che i candidati alla Casa Bianca non annuncino la scoperta di un vaccino tra qualche giorno, vaccino che potrebbe non essere sicuro. Beh, abbiamo già sentito della Russia e della Cina, no? Che hanno fatto annunci di questo genere. Michael Spence, professore, grazie mille.